Ciao Bucci! Ciao Toti! L'unica consolazione che ho è di non avervi votati mai. C'ho due cosette da dirvi. Messaggio da Borzoli. Caro Bucci e caro Toti, noi qua, si è 5.000 e passa abitanti, uomini, donne, bambini. Mentre voi siete così preoccupati di un virus che è stato dichiarato defunto, pace all'anima sua, ascoltati il professor Zangrillo del San Raffaele di Milano. Ha detto bello chiaro che è clinicamente morto quel virus. Mentre voi, sia tu, Toti, che te, Bucci, continuate a ossessionarci e reprimerci con queste cazzo di mascherine, in questo quartiere non abbiamo un pediatra, non abbiamo un medico di base. Qua la popolazione si deve spostare nelle delegazioni limitrofe, o con mezzi pubblici, o con la macchina, o chiamare la guardia medica se qualcuno sta male. Portiamo i bambini al Gaslini quando ce n'è bisogno. Non abbiamo assistenza medica. Dove siamo? Siamo tornati al 1700? Siamo tornati ai tempi in cui i ricchi venivano a Borzoli nelle ville e gli abitanti di Borzoli erano servi della gleba che potevano crepare? Siamo tornati a un quartiere dove c'è una alta mortalità infantile? Caro Toti, tu sei responsabile della sanità pubblica. Procurati di far avere a questa popolazione un medico di base e almeno un pediatra nel quartiere. E tu, Bucci, che ci tieni tanto a farci mettere le mascherine? Sei perfettamente al corrente che la ricostruzione del Ponte Morandi è un'inezia in confronto alla distruzione totale di tutte le vie di collegamento per questa città. Racconta alla stampa in che condizioni è l'ingresso dell'autostrada di Genova Est. Racconta alla stampa come sono messe le gallerie e le strade di comunicazione per questa città. Te lo racconto io come sono messe. Ci sono operai che dovrebbero già essere in pensione di più di 60 anni, che sono là sotto a lavorare sottoterra e sottoterra in queste montagne, caro Bucci, tu lo sai benissimo. C'è l'amianto, si chiama serpentite o volgarmente serpentina, come la chiamava mio padre, che quel lavoro lì l'ha fatto per 25 anni. Fino a prendersi il 70% di silicosi e avere un polmone praticamente ridotto in pietra. Io mi chiedo se tu, Bucci, e quell'altro, Toti, siete degli esseri umani o semplicemente degli alieni. Non credo nella vostra umanità, non ci credo. E ripeto, l'unica soddisfazione che io ho è di non avervi mai votati. Mentre invece ne ho un'altra di soddisfazione, che in questo quartiere, a Borzoli, qualunque miglioramento nella vivibilità di questo quartiere è stata ottenuta grazie alle lotte dal basso della popolazione. Qui ci si è sempre dovuti auto-organizzare, mobilitare, bloccare il traffico. Ti faccio alcuni esempi, ti faccio mente locale, Bucci, ti faccio mente locale, Toti. Avete presente quando volevate costruire l'inceneritore qua? Ci siete riusciti? No, che non ci siete riusciti, l'avete dovuta chiudere quella discarica perché il percolato di quella discarica ha inquinato tutte le falde acquifere e per porvelo ci siamo dovuti mettere in mezzo alla strada. E quando passavano di qua i 300 bilici della Derrick di giorno e di notte. Che cos'è che abbiamo dovuto fare? Di nuovo costituirci in un comitato dal basso e metterci in fila indiana sulla striscia bianca di carreggiata e fermarvi il traffico. Poi voi,
I tuoi predecessori, Bucci, i tuoi predecessori, Toti, ma sicuramente lo farete anche voi, perché di poteri buoni non esistono. Ci avete mandato i consigli di circoscrizione ad apostrofare le persone come me, professioniste del casino. Pensavate di offendermi? È un complimento per me essere definita professionista del casino. Cosa volete? Che vi ricostituisca un altro comitato di base solo per avere un medico di quartiere e un pediatra di quartiere? Cosa vogliamo fare, caro Toti e caro Bucci? Vogliamo ricominciare con i blocchi stradali per ottenere un minimo di dignità e di rispetto dei diritti umani nel mio quartiere? Vi hanno informato che il vostro Gino Virus è defunto? Ti sei ascoltato il primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, eh? Dichiarare morto clinicamente il virus? Mi spieghi, caro Bucci, perché ci fai ancora portare le mascherine? Ma soprattutto voglio dirti quello che dicono gli operai che devono lavorare in queste gallerie. Cosa ce ne frega noi del Covid-19 se stiamo sicuramente morendo di silicosi, stando lì sotto con queste cazzo di mascherine che non ti difendono nemmeno dall'amianto? Perciò, caro Toti, caro Bucci, sì, l'unica soddisfazione che ho è che gente come voi non l'ho votata. Ciao Bucci, ciao Toti, si sta bene nelle vostre ville, vero? Voi non ci vivete in un quartiere degradato come quello di Borzoli. Ciao!